festa della liberazione, una giornata di sole fatta da Cornice al 79° anniversario. Uno straordinario 25 aprile che ha sancito il 79° anniversario della liberazione, un giorno da celebrare come festa di tutti gli italiani, di tutti noi. Il 25 aprile 1945 rappresenta una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica. Significò infatti per il nostro paese l'affermazione della democrazia e della libertà, la fine della guerra e la riconquistata indipendenza. In quel conflitto gli italiani civili e militari offrirono grandi sacrifici e patirono numerosi lutti, ma alla fine l'Italia fu nuovamente libera, unita e indipendente sotto un'unica bandiera, con una grande volontà di ricostruzione morale e materiale. Ed è proprio il tricolore il simbolo scelto per il manifesto celebrativo di quest'anno, accompagnato dalla frase «La libertà è come l'aria», dal discorso sulla Costituzione pronunciato nel 1955 da uno dei padri costituenti della Repubblica Italiana, Piero Calamandrei. La giornata del 25 aprile è stata commemorata con diversi momenti. La manifestazione a Siracusa ha avuto inizio alle 10 e si è svolta nel piazzale antistante la chiesa di San Tommaso al Pantheon, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni, dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria, del corpo forestale, dei vigili del fuoco e della Croce Rossa. Presenti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma con labari e vessilli. Dopo la rassegna dello schieramento da parte del prefetto e del comandante militare marittimo autonomo in Sicilia, alle 10.05 la deposizione delle corone da parte del prefetto, del sindaco di Siracusa e del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale, successivamente alla Santa Messa all'interno della chiesa. Sì, è un momento importante per la comunità, per tutte le comunità. Infatti, salendo le scale, pensavo che contestualmente stiamo festeggiando tutti questa ricorrenza, che è una ricorrenza che non possiamo dimenticare, perché è quella che ci ha consentito poi di essere tutti liberi qui, di poter esprimere il nostro pensiero, di liberarci da una dittatura. Quindi è importante che ci siamo, che la ricordiamo costantemente. Una festa che ci dobbiamo tenere cara, che appartiene a tutti gli italiani che credono nell'antifascismo, che credono nella libertà, che vogliono tenere viva la memoria di chi ha perso la vita per difendere la libertà e anche la memoria delle atrocità che anche gli italiani hanno fatto contro il popolo ebraico. Quindi direi che è un momento in cui dobbiamo ritrovare il senso di appartenere a uno Stato che ha vissuto una storia anche molto dura, che grazie al coraggio, al senso di appartenenza della patria, dei partigiani, è riuscito a liberarsi di una piaga che ha segnato la storia in uno dei momenti più bui che possiamo ricordare. Nel piazzale dei Villini, il raduno di CGIL Ampi che hanno letto Costituzione Scurati. Alle 10.30 a Villini di Corso Umberto, presso il memoriale alle madri costituenti, ricordo dei partigiani della provincia retusea e omaggio alle madri costituenti con lettura del documento Appello dell'Ampi Nazionale per uno straordinario 25 aprile. Oggi è un 25 aprile piuttosto particolare, perché non solo celebriamo e onoriamo la liberazione dagli orrori del nazismo e del fascismo e quindi la determinazione nel nostro paese della costituzione dei principi di libertà e di democrazia, ma siamo dentro un 25 aprile pieno di polemiche, di aggressione verbale, non solo verbale, da parte anche di una maggioranza di governo che non riesce a liberarsi da una nostalgia del passato e a fare i conti con ciò che è stata la storia di questo paese. Ecco, oggi è un giorno di liberazione, per quanto ci riguarda è il momento in cui inizia la liberazione dei diritti che in questo paese sono stati profondamente disarcionati in un perimetro dei diritti che si restringe. Ecco, rispetto a questo cominceremo come CGIL inaugurando oggi la stagione referendaria per liberare intanto il diritto al lavoro, il diritto ad avere un lavoro stabile, sicuro, non precario, non sfruttato, e perché di lavoro si viva e soprattutto non si muoia. Ecco, oggi mi piace pensare che la festa della liberazione da oggi significhi un percorso che ripristini il valore della Costituzione, della libertà e della democrazia.
Sì, ce lo diciamo ogni anno, quest'anno è particolarmente importante perché dobbiamo recuperare non solo il senso storico di questo significato, ma anche rapportarlo ad alcuni rischi che vediamo concretamente manifestarsi nell'oggi. Proprio qualche giorno fa un solerte funzionario della RAI ha operato un'azione di censura nei confronti del monologo dello scrittore Scurati, che ci ricordava semplicemente come la nostra libertà dipenda dalla liberazione e come dipenda dalla capacità e dalla forza di tanti giovani, di tanti ragazzi e ragazze che tanti anni fa combatterono contro il fascismo a rischio della propria vita. Ecco, noi dobbiamo ricordarci non solo come è finito il fascismo, ma soprattutto come è nato nell'indifferenza, è nato nella battuta, è nato nella solerzia di chi operava la censura ed è nato nell'idea che per essere forti e per crescere abbiamo bisogno di qualcuno o di pochi che comandano su tutti gli altri. Ecco, la risposta a questo si chiama liberazione, si chiama repubblica, si chiama democrazia.